Dall'inizio di questa settimana le ruspe sono entrate in azione per demolire il ponte Garibaldi, inagibile dopo l'alluvione del 15 settembre dello scorso anno. I lavori sono stati affidati al consorzio di bonifica Marche e prevedono in primis la demolizione dell'estremità per poi proseguire con la parte centrale. Un intervento attesissimo dalla cittadinanza che avanza sin da ora l'idea di intitolare il nuovo ponte ai volontari dell'alluvione. Ecco le voci dei senigallesi. Mi sembrano un po' in ritardo, come tutte le cose che si fanno, no? Qui in Italia. Vediamo in Emilia-Romagna e anche qui a Senigallia, sono tanti anni che si devono preparare le cose e poi dopo alla fine si arriva a queste conclusioni. E adesso ho un malessere perché penso quanti anni aveva questo ponte, quindi mi fa impressione, no? All'altra parte se questo è, questo sia. È il lavoro che non dovevano nemmeno. Dovevano solo rinforzarle e basta. Non c'era bisogno di fare tutto questo lavoro. Ma era un po' pericoloso ormai. Pericoloso un ponte del genere, stava su altri 100 anni. I lavori di abbattimento della struttura saranno piuttosto celeri, mentre per quanto riguarda la ricostruzione, il completamento dovrebbe avvenire entro la primavera. Nel corso dei lavori verranno recuperati i pezzi di ponte che cadranno nel fiume per evitare che possano rappresentare ostacoli al deflusso delle acque. È una favola, è stata una favola di questo ponte. Io abito proprio qua, hanno fatto questo qui provvisorio, che è un disastro anche per me, che io sono a certa età, insomma, a camminare è difficile. Lei insomma non è soddisfatto. No, non tanto, no, Avrebbe voluto che si cominciassero prima i Eh lavori. sì, prima, cavoli. Sei sempre in ritardo perché la manutenzione ormai non si fa più, si aspetta proprio quando le cose precipitano. E non c'è solo questo, c'è anche parecchi ponti che ancora sono da aggiustare, quindi noi che abitiamo più sull'entroterra ci tocca fare sempre un giro. Tantissime le persone che in qualsiasi orario della giornata transitano in zona per dare un'occhiata e che, con l'avanzamento dei lavori, esprimono il proprio pensiero. C'è tanta gente curiosa perché finalmente sono partiti i lavori, la gente si aspetta, ecco, che si va avanti, che insomma, c'è una rinascita. È bello, vedere i lavori pure è sempre una bella occasione perché vuol dire che si fanno le cose. Viene qui a dare un'occhiata. Guarda, mi piace vedere come lavorano. Un modo anche per vedere, siccome sono pensionato, tutti ci indicano come una persona che stanno con le mani dietro a guardare i cantieri, io faccio il pensionato. E giustamente osserva e controlla. Esatto, il compito del pensionato.